Con l'andata del primo turno di Coppa Italia parte la stagione del campionato di eccellenza con l'Ortanova alla terza consecutiva in completo rosso contro il Canosa che torna nel massimo campionato regionale dopo 25 anni. Direzione di gara affidata al signor Domenico Picciaccia della sezione arbitrale di Barletta, Coviello ed Ambrosio della sezione di Molfetta, gli assistenti. Inquadrati qui due tecnici, esordio per Costanzo Palmieri sulla panchina dell'Ortanova, l'ex Ortanova Davide Papagni sulla panchina della formazione di casa. Si rendono pericolosi subito gli ospiti con Garcia, la conclusione lo spagnolo, uno dei nuovi volti dell'Ortanova, ancora pericoloso qui con la possibilità per il numero 7 che prova a entrare in aria, fa tutto da solo, calcio in porta, lo Iodice salva la porta della formazione rossoblu che ci prova dalla distanza con questa conclusione, Caposele attento e devia in angolo, si fa male Cormio, l'ex Corato per la formazione ortese, dentro di Dedda il numero 18 con il centrocampista classe 2003 che entra in campo, calcio di punizione per Garcia, lo spagnolo ancora pericoloso con il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo. Al 32esimo però sono i padroni di casa che si portano in vantaggio con la rete di Walter Dascoli, gran giocata da parte del numero 7, l'ex Spinazzola porta avanti la formazione rossoblu con un gran tiro che finisce in porta e beffa Caposele. Rivediamo la conclusione vincente da parte del numero 7. Dopo 3 minuti però è l'Ortanova a tornare in parità con questo calcio di punizione, la mischia sotto porta e poi è Di Dedda che porta la formazione ortese sull'1-1, il numero 18 alla prima rete stagionale con la maglia dell'Ortanova. Rivediamo qui la conclusione vincente sotto porta per il gol del pari. Finisce così il primo tempo sull'1-1. La ripresa inizia con l'Ortanova pericoloso in avanti, questa deviazione lo Iodice salva, poi ancora Garcia pericoloso e sempre il numero 1 di casa che devia in calcio d'angolo, conclusione di Lombardi dalla distanza, pallone alto sulla traversa, ancora con Dascoli pericoloso per il Canosa con la conclusione, Caposele in due tempi interviene sul pallone, ancora la formazione di casa con questa conclusione di Fanelli alta sulla traversa. Esordio in campionato per il numero 19 Conè, ex Vieste al posto di Caputo, poi la conclusione alta sulla traversa da parte del Gonzales. Finisce la partita con il risultato di 1-1 nel primo turno di andata della Coppa Italia di eccellenza. Domenica l'esordio in campionato con l'Ortanova che sarà impegnato in casa contro il San Severo nel derby, trasferta sul Gargano a Vieste per la formazione del Canosa.